Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video dedicato alla collezione Essence autunno 2019-inverno 2020. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che è un po' una specie di tradizione questo video perché tutti gli anni io vi presento la nuova collezione Essence autunno-inverno e poi quando c'è quella primavera-estate di solito anche quella. Perché Essence è un brand che mi piace moltissimo e mi fa piacere andare a scoprire le nuove collezioni e poi condividerle qui sul canale. È un video che hanno già fatto tantissimi canali, però lo voglio fare anch'io perché comunque mi piace tantissimo. Non ho ancora comprato nulla, però ho intenzione comunque di provare alcune cose. Direi però di non perdersi troppo in lunghe premesse e di partire subito con il primo prodotto. Si tratta di una palette occhi e quando parliamo di palette, di ombretti, a me gli occhi mi si illuminano letteralmente, ma in questo caso si possono illuminare davvero perché stiamo parlando della Crystal Power, che promette un look occhi assolutamente scintillante. Stiamo parlando di 9 ombretti in polvere, dai finish shimmer e matte, per un look assolutamente brillante e scintillante. Una texture soffice e burrosa per una facile sfumatura. I colori saranno marrone medio caldo, beige biscotto, verde prato, azzurro acquamarina, color cannella, color corallo, malva, prugna e bianco. E il prezzo sarà di 7,49 euro. Poi avremo ancora una palette che è la Epic Sunset che si ispira ai colori del tramonto. Sono 16 ombretti in polvere dai finish matte, shimmer e metallici per una texture delicata e make-up espressivi. Sono 16 ombretti in polvere dai finish matte, shimmer e metallici con una texture delicata. I colori sono viola brillante, malva, rosa ciclamino scuro, rosso marrone, rame, oro, bronzo, blu scuro, azzurro acquamarina, rosa chiaro, rosa fucsia acceso, pesca, rosa baby con sottotono grigio, lavanda con sottotono grigio, beige chiaro e marrone scuro freddo. In particolare questa costa 11,99 euro. Poi avremo un mascara con fibre volumizzanti in nylon con uno scovolino arrotondato per ciglia lunghe. In questo caso costerà 4,49 euro. Poi avremo una matita labbra waterproof automatica, pigmentata e leggera sulle labbra per una facile applicazione e un fissaggio rapido. Questa matita promette di far durare il rossetto fino a 8 ore e io qui voglio proprio vedere se è vero, quindi ho intenzione di provarla anche perché costa soltanto 2,29 euro, quindi diciamo che è un investimento che si può fare, ma voglio vedere se davvero allunga così tanto la durata del rossetto, calcolando che in 8 ore magari mangiamo, beviamo, parliamo e se abbiamo una dolce metà, magari chissà, possiamo anche scambiare un bacio con la nostra dolce metà e voglio proprio vedere se davvero il rossetto resiste a tutto questo. Quindi farò una prova proprio su strada per vedere se funzionerà, poi vi farò la recensione. Avremo comunque 8 tonalità diverse, di marrone, rosso, rosa più chiaro, malva, quindi insomma diverse tonalità di questa matita. Poi ci sarà un rossetto pH reagente, sono quelli che diciamo cambiano un pochino il colore in base al pH delle vostre labbra. Io questi rossetti nel tempo li ho provati tante volte, non è che ne sia rimasta così tanto soddisfatta. Però questo di Essence mi piace perché ha queste colorazioni che vanno dal rosa chiaro al malva, rosa scuro, insomma dipende dal pH delle vostre labbra, ma mi piace proprio questo effetto perlato, proprio anche a vederlo così. Quindi non è detto che magari poi non lo provi. In ogni caso, questa è una formula nutriente arricchita con vitamina E per volumizzare e proteggere le labbra. Ha un delicato profumo alla vaniglia e in particolare costerà 3,79 euro. Poi avremo dei rossetti con vitamina E e burro di karité con un bellissimo packaging rosa metallizzato.
con una texture cremosa, nutrienti in 6 colori: nude rosato, nude pesca, rosso ciliegia, nude beige caldo, rosso scuro e malva, e costeranno 3,79 euro. Poi avremo un lip gloss trasparente e qui apro un attimo una piccola parentesi perché so che tante persone detestano i lip gloss, invece a me piacciono molto. Mi piace l'effetto che lasciano sulle labbra, morbido, un pochino lucido, non mi dà fastidio comunque il fatto che siano sicuramente più appiccicosi di un rossetto matte. Però devo dire che i lip gloss io li ho sempre apprezzati. In questo caso è trasparente con effetto perlato. Avrà anche un effetto rimpolpante con ingredienti rinfrescanti per labbra morbide e fresche e costerà 2,49 euro. Poi avremo un correttore viso senza oli con formula vegan. In particolare con pantenolo idratante, una coprenza da leggera a media per 4 tonalità di pelle, da chiara a media, e costerà 2,49 euro. Poi avremo una cipria in polvere libera matte con effetto fissante, costa 2,89 euro e ha un finish matte. Poi avremo un primer viso perfezionante, idratante con fattore di protezione 20, quindi la nostra pelle potrà essere anche protetta dai raggi UV. Sicuramente una cosa fondamentale in estate, però anche in inverno, soprattutto magari se andate in montagna, sulla neve, comunque in qualche modo il sole si prende anche in inverno, quindi è una cosa sicuramente positiva. Si asciuga in pochi secondi e costa 4,89 euro. Poi avremo un illuminante liquido in gocce che può essere utilizzato da solo oppure mischiato al fondotinta o al primer. Costa 4,89 euro, avrà una lunga tenuta e avremo due tonalità, bianco perla e rosa chiaro. Poi Essence ci presenta degli illuminanti in polvere per enfatizzare i punti luce, costano 2,99 euro e avremo due tonalità, rosa chiaro e oro chiaro. In questo caso si tratta di prodotti già un po' visti e rivisti, perché non è certo la prima volta che vediamo un illuminante in polvere. Però sono cose secondo me che in qualche modo si utilizzano sempre, quindi capisco in un certo senso che vengano sempre un po' riproposti. Poi avremo dei blush mono in polvere con un finish pearlescente, pigmentati, sfumabili in 6 tonalità: rosa caldo, biscotto, rosa pesca, colore rosa acceso, beige rosa chiaro, rosa salmone chiaro. E costeranno 2,99 euro. Poi avremo due palette per il contouring, in particolare con due polveri viso leggere e sfumabili, e le due varianti saranno una per incarnati chiari e l'altra per carnagioni scure, e costerà 4,49 euro. Poi avremo degli smalti per unghie Crystal Power con formula vegan. In questo caso avremo una coprenza intensa già alla prima passata e 6 colori tra cui scegliere: bianco con riflessi perlati, oro rosa, rosso borgogna, viola acceso, viola lavanda e color pavone, e costeranno 2,49 euro. Poi Essence quest'anno ci propone un prodotto che mi interessa tantissimo, la base coat per unghie peel off, quindi noi potremmo mettere questa base, poi andare ad applicare uno smalto sopra, magari anche un top coat, e andarlo a rimuovere come una pellicola adesiva senza utilizzare solventi. È utilissima secondo me soprattutto per gli smalti glitter. Io ho realizzato anche lo smalto peel off fai da te, ovviamente non è stata una mia idea, non è una cosa che ho inventato io, l'ho visto su altri canali, ma ho realizzato anche un video che poi vedrete tra un pochino arrivare sul mio canale. Però al di là della realizzazione fai da te, ci sono comunque anche delle basi già pronte. Quest'anno Essence ne propone una e io vorrei proprio provarla. Basterà applicare uno strato generoso di questo prodotto sull'unghia, poi applicare lo smalto che volete, magari il top coat. Quando vorrete rimuoverlo, andrete a togliere questa pellicola esattamente come togliete magari un adesivo, e quindi dovrebbe essere tutto molto facile. In teoria proveremo e vedremo se funzionerà così bene. E l'ultimo prodotto è una pochette per andare
andare a contenere tutti i prodotti che avremo acquistato da Essence, quindi giustamente ci vuole una pochette che sarà di un bellissimo colore rosa chiaro con un materiale ecosostenibile, resistente all'acqua e costerà 3,79 euro. Questa è tutta la collezione autunno-inverno, quindi cose magari già viste e riviste, ma altre cose che secondo me sono veramente carine e comunque da provare. Fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di comprare qualcosa. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.